serata davanti alla chiesa dello stesso rione. Vediamo l'intervista. Dopo anni di silenzio qui a Pomara finalmente si è risvegliato il sentimento per il Corpus Domini. In effetti qui è la prima volta che facciamo l'infiorata, prendendo naturalmente spunto anche dagli altri paesi. C'è l'infiorata di Noto per eccellenza. Ci siamo un po' documentati con internet, o comunque anche andando sul luogo e andando a studiare i nostri avversari, tra virgolette. E quindi noi con l'associazione Pomara 2001 abbiamo pensato, e con l'aiuto naturalmente di tutti i concittadini della piccola borgata di Pomara, ma anche di Villabate stessa, abbiamo pensato di realizzare con fatica, perché abbiamo fatto una notte di lavoro bella piena, abbiamo pensato di poter realizzare questa bellissima opera, a mio avviso, e spero insomma che piaccia anche a voi, e che finalmente risvegli in tutti noi il sentimento del Corpus Domini.